Come vedete, questa sera abbiamo cambiato il look qui alla presidenza. Invece del tavolo che dà troppo il senso della cattedra, ci siamo messi qui con delle sedie per dare il senso della famiglia. Dopo il mio intervento, che spero di contenere, anzi mi impongo di contenere in una mezz'oretta, per quanto il discorso mi porterebbe più lontano, ci saranno altri interventi, a cominciare da quello del vicario, che integreranno il mio sul piano applicativo. Ancora una volta grazie per essere qui e lode al Signore perché ci tiene insieme. Questa parola che abbiamo ascoltata, sostenuta dal soffio di Dio che è il Santo Spirito, ci tocca tutti e dunque è Lui la nostra unità. La parola davvero ci fa popolo. Stiamo qui insieme cuciti a doppio filo dalla parola e dal suo soffio. E dunque quello che adesso ascolteremo sarà ancora questa parola. Vi ho chiesto ieri di portare con voi la Santa Bibbia, spero che in tanti l'abbiate fatto. Vogliamo fare una riprova? Vediamo un po'. Bravi, insomma, cominciamo a intenderci, gloria al Signore. Ecco. Io vi darò alcuni concetti, ma ve li darò attraverso alcuni scenari che volutamente non ho voluto consegnarvi attraverso le modalità anche belle oggi possibili e di moda come sono i video. Ho detto andiamo direttamente al libro e se ci prendesse un po' di sonno il dover trovare i brani ci sveglierà. Con questo libro dobbiamo diventare sempre più familiari e questo libro ci deve essere sempre più familiare. Ebbene, il primo brano su cui poggio tutta quanta la mia riflessione è quello che ieri abbiamo scelto proprio come inizio dei nostri lavori generali, e cioè il brano notissimo della vocazione di Abramo. Lo vogliamo prendere? Dunque, Genesi 12, qualcuno ce lo proclamerà anche, però lo abbiamo anche sotto gli occhi e tra le mani. Dunque Genesi 12, 1, 3. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ecco, carissimi, cosa c'entra Abramo con la nostra fede? Noi ogni giorno lo ricordiamo almeno in due momenti della giornata. Quanti di noi hanno la gioia, la grazia e anche il dovere di celebrare l'ufficio divino? Lo ricordiamo nel Benedictus, ricordate il cantico di Zaccaria, che ci dice che il Signore ha concesso misericordia ai nostri padri, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. E poi ce lo ricorda anche Maria, nel suo Magnificat, dove citiamo ai Vespri, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi la sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, per Abramo, adesso c'è questa nuova traduzione, e la sua discendenza per sempre. Quando parliamo di Abramo, grosso modo, siamo a 1800 anni prima di Cristo. Arriva Cristo e come viene sentito da coloro che lo accolgono, in primo luogo da Maria? Come
la risposta di Dio a ciò che egli aveva promesso ad Abramo. C'è dunque un cammino, ci ricordava ieri il padre David, c'è una storia che Dio sta costruendo. La sua storia, la storia di Dio nell'orizzonte totale, è una storia che sale ancora più su, sale fino alla creazione, perché è tutto il mondo che sta nelle mani di Dio, e non a caso la scrittura dedica i primi 11 capitoli a questa storia generale del mondo e dell'umanità. Sappiamo un po' come questa storia si svolge, per sommi capi in realtà, ecco, siamo in una protostoria che ancora non si può chiamare scientificamente tale, è comunque la storia di Dio con l'uomo, e sappiamo che questa storia, fin da quegli 11 capitoli, conosce delle fratture, che fratture tremende. Primo sogno di Dio sull'uomo, l'Eden, Dio e l'uomo, padre e figli, grande storia di amore, di pace, di una santa nudità e santa libertà, peccato, frattura tremenda, la frattura originaria, e comincia la grande storia, la sofferenza che rimane per Dio, storia d'amore, e Dio insegue la sua creatura attraverso i suoi peccati, attraverso i suoi delitti, è costretto a un certo punto a non farcela più, espressione antropomorfica per dire quanto grande è diventato il peccato dell'uomo, da dover essere purificato con un gran diluvio e con una ripartenza, e ancora una volta che si è ripartiti, ancora questa storia di orgogli che costruiscono vette, no, che portano soltanto alla confusione di Babele, è questo Dio che guarda con amore la sua creatura, ed eccoci arrivati ad Abramo. Abramo sta dentro questa grande storia, come una iniziativa di Dio assolutamente inimmaginabile e sorprendente. Questa volta non è soltanto il Dio che parla a tutti, restando in qualche modo in alto. È il Dio che comincia a scendere in basso. Abramo, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. È un Dio che ormai sta accanto ad Abramo. I suoi passi cominciano ad essere quelli di Abramo, proprio così. Da un lato lo slancia, lo mette in cammino, e dall'altra però dice: guarda che io non ti dico subito tutto. Io mi metto accanto a te, abbi tu la forza, il coraggio di credere nella mia parola. Vai, io poi ti indicherò. Passo dopo passo, quindi è segno di un Dio che si mette al passo, cioè guarda al momento giusto, io ti spiegherò, e succede appunto così nella storia di Abramo, ma con quanta fatica, lo sappiamo, con quante prove. A un certo punto Abramo non ce la fa più, ma insomma è possibile, perché la cosa che Dio dice ad Abramo per slanciarlo verso il futuro è una grande promessa, cioè guarda, te ne vai dalla tua terra, dalla tua parentela, ma io ti darò un grande popolo, in una terra bella. E Abramo non vede mai arrivare un figlio che possa essere la garanzia di questo grande popolo, e la sua fede è continuamente provata e purificata, e il Signore lo porta gradatamente a credere, ad avere fiducia, e stringe con lui questo passo, questo camminare di pari passo, che è quello che la Bibbia chiama l'alleanza Berit. È una vera e propria connessione tra la storia di Dio, per così dire, Dio, ecco, sta sopra il concetto di storia, ma entra nella storia e si fa storia per amore dell'uomo con questa nostra povera storia umana che parte così da Abramo. E perché da Abramo? Solo per Abramo? O solo per un popolo che è quello di Abramo? E no, fin dalla prima battuta ci viene aperta la dimensione della universalità. In te sarà benedetto non soltanto il tuo popolo, ma tutte le nazioni della terra. Quando si pronuncerà questo nome, ognuno che lo pronunci con apertura di cuore, mettendosi in ascolto della voce di Dio, si sentirà benedetto.
E noi ci sentiamo benedetti ancora da questa benedizione. E quando arriva Gesù, Maria e Zaccaria lodano il Signore. Ecco, la benedizione, la promessa, l'alleanza si sono realizzate. Questo che significa? Significa che il Signore parla, ma per far che? Qual è il suo obiettivo? Non è un Dio che ci viene a fare lezioni accademiche. Non ci dice nemmeno niente di sé, poi piano piano apprenderemo anche qualcosa di Lui attraverso le cose che fa. E quindi sapremo che Egli è un Dio Trinità, che è un Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito, e poi verranno persino i trattati di teologia, qualche volta ci fanno spremere le meninci per capire qualche cosa di ciò che non capiremo mai abbastanza, perché siamo finiti e Lui è l'infinito. Ma Egli non ci parla tanto di cose da sapere e da imparare, ma di cose da realizzare. La sua parola è una parola che viene a stringere un rapporto con noi, tra lui e noi, e dunque tra di noi. Ecco allora il tema. La parola ci fa popolo. Questo fin dall'inizio. Cioè è una parola che entra nella nostra vita, poi si capirà quando la pienezza della liberazione ci porterà veramente sullo scorcio dell'infinito, e cioè della dimensione trinitaria, allora si capirà che Dio in qualche modo è popolo egli stesso, perché è famiglia, Padre, Figlio e Spirito, e dunque tutto quello che fa lo fa per stringere a sé le sue creature e portarle dentro la dinamica di questa sua intima esperienza di famiglia divina. La parola ci fa popolo, fin dall'inizio. È questo la parola di Dio. E se non ci fa popolo, e se noi non ci sentiamo abbastanza popolo, e se non siamo abbastanza famiglia, e non viviamo come tali, come figli e fratelli, questo è segno che la parola, ascoltata, celebrata, magari studiata, ancora non ha prodotto la sua benedizione. La parola ci fa popolo. Questo, andiamo avanti, attraverso un cammino, abbiamo detto. Abramo non sa subito tutto. E che cammino? Un cammino che dura secoli, millenni, millenni. Imparare questa logica di Dio, ci diceva ieri, il linguaggio di Dio, che è la logica di Dio, è la logica dell'Eterno. Il Signore non conta i giorni e i secoli come li contiamo noi. Questo ci aiuta molto. Una familiarità con la Scrittura è fatta per darci anche speranza, perché ci capita. A chi non capita, a un vescovo, a ognuno di voi, di guardare le cose con i nostri criteri molto parziali. Il tempo che scorre, cioè, ma come va questo nostro tempo? Non si capisce più nulla, la famiglia, i giovani, i figli, ma dove stiamo andando? E abbiamo così l'impressione di andare a fondo, e quante volte nella Scrittura noi troveremo questa sensazione di un popolo che ha non soltanto l'impressione, ma l'esperienza di andare a fondo. Ieri è stato molto forte padre Davide quando ci ha detto che lui, quando fa leggere la genealogia di Matteo e arriva al punto dell'esilio, li fa staccare. Alt, silenzio di tomba. Perché quello fu un periodo per Israele, notate, altri periodi c'erano stati. Dopo Abramo, e si arriverà all'Egitto, non possiamo più dire tutto, ma un anno ci vorrà per questo, e poi alcune cose, molte spero le sappiamo già, e lì l'Egitto, altra frattura di dolore, e poi 40 anni di deserto, e poi la faticosa entrata nella terra promessa, e quando ci arrivi, che pensavi, ah, allora finalmente siamo nella terra promessa, dove scorre latte e miele, dunque la gioia deborda, e lì cominciano le sofferenze dovute soprattutto al peccato, all'incoerenza e all'infedeltà. E la Bibbia è tutta un seguito narrativo di questa dinamica, di questo salire quando l'uomo è fedele, e allora ti dice guarda questo re, ecco, prendi per esempio Giosia, lui è stato veramente il re secondo il cuore di Dio, come lo ha disegnato Dio quando ha scelto Davide, così si deve. E poi altri re che invece hanno creato disastri, e in forza di quei disastri si è meritato anche il castigo, che è sempre un atto di misericordia. Ricordiamolo, per la Scrittura non esiste mai il castigo punitivo, violento e vendicativo. Il castigo di Dio è sempre l'amore di un padre,
è scritto, tante volte viene ribadito, il padre castiga il figlio perché gli vuol bene. E così veniamo alla storia di un popolo che progressivamente, attraverso gli eventi che gli succedono, guidati dalla parola e dallo spirito di Dio, mediati anche dagli uomini di Dio, i profeti, è un popolo che conosce la logica di Dio, e quell'alleanza fatta in Abramo si declina sempre di più e sempre meglio, la grande alleanza dell'Esodo. Il Signore salva, e che cosa ti fa? Ti salva come? Ti salva risparmiando le tue case. Come le risparmia? Servendosi di un simbolismo che poi avrà il suo culmine nel Nuovo Testamento, il simbolismo dell'agnello, del sangue dell'agnello. E cosa fa in quel momento il Signore per dare a questo popolo il senso dell'essere popolo, dell'essere famiglia? Dice a ciascuno: allora ciascuno di voi si vada a prendere il suo agnello, e in famiglia, e se la famiglia è piccola, si metta insieme con altre famiglie per ricordare quello che io ho fatto. Quando eravamo ormai spacciati sotto l'oppressione e io vi ho liberati con braccio forte, con braccio disteso e mano potente. E tu ricordalo ai tuoi figli, che te lo chiederanno ancora oggi nel Seder Pasquale, quando gli ebrei lo celebrano. C'è un interrogativo che viene posto sempre al più giovane, al ragazzo: ma perché questa sera, questa notte è diversa dalle altre? E tu racconterai, e tu spiegherai. Ecco, questa cosa del racconto del ragazzo la dovremo riprendere nella terza parte del mio intervento, che è quella che più delle altre ci porterà poi alla conversazione in famiglia che faremo con i nostri amici qui, ecco, al piccolo podio. E allora, andando avanti, dove ci fermiamo adesso? Dove sostiamo con la parola di Dio? In una grande pagina, che viene dopo un lungo periodo di sofferenza e di ripresa, di resurrezione. Ha detto bene padre Davide ieri quando ha detto che la resurrezione di Cristo è già preparata nella resurrezione del popolo di Dio. Bene, questa pagina che adesso leggiamo è una grande pagina tratta dal libro di Neemia. Ecco, se lo vogliamo prendere così, ecco, ci diamo anche un po' di vivacizzazione. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo. Neemia 8, Neemia 8, versetto 1. Allora, un minimo di contesto. Dunque, c'è stato il grande esilio, Gerusalemme e il Tempio devastati, finalmente la sorpresa di Dio, giusto quello che diceva ancora padre Davide ieri, il Dio biblico è un Dio che sorprende, grande sorpresa. Quando nessuno se l'aspettava, arriva un altro imperatore, perché gli imperi di questa terra ti danno l'impressione di durare. Ci danno questa impressione solo perché la nostra vita è piccola, ma poi passano, la storia ce lo dice. E così passa anche Nabucodonosor e passa l'impero babilonese e arriva un altro impero. Arriva Ciro e dei persiani, e la scrittura dice il Signore si serve di lui e dà la libertà. Tornate pure a Gerusalemme, ricostruitevi il Tempio, ma non sarà mica facile. Sarà un secolo, ci vorrà un secolo, anche perché le difficoltà interne, le obiezioni e le resistenze dei samaritani sono una cosa difficile, ma finalmente si arriva. Un sacerdote e un governatore, Esdra e Neemia, tornano alla loro patria, si mettono a capo dei loro fratelli e c'è un grande momento di resurrezione. Il Tempio è ricostruito, le mura di Gerusalemme sono rifatte. Dopodiché, ecco, questa stupenda pagina di un popolo che torna alla parola di Dio e che in questa parola ritrova il fondamento della sua alleanza, cioè del suo essere popolo di Dio. Ascoltiamo. Allora tutto il popolo si radunò
come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alle porte delle acque, dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Semà, Anaia, Uria, Chelchia e Masaia, e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddanà, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bania, Serebia, Yamin, Akub, Sabbetai, Odia, Maasia, Kelita, Azzaria, Yozabadan, Canaan, Pelaia, e i Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava la parola della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Grande gioia perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Ma perché le nostre domeniche non ci mandano a casa con la stessa gioia? Perché probabilmente non comprendiamo le parole che sono proclamate. Perché quando si proclama dall'altare del Signore, ed è la prima grande mensa che ci introduce in quella del pane di vita, quando ascoltiamo quelle parole, e queste pagine ci sono estranee, specialmente quelle dell'Antico Testamento, pagine che vengono lette ma che non riusciamo a contestualizzare, pagine che non ci coinvolgono, di cui non riusciamo a capire veramente il senso. Al massimo riusciamo a dare qualche piccola spiegazione moralistica, alla men peggio, spesso uscendo totalmente fuori dal contesto, dalla storia del testo. E questo non ci aiuta, non ci fa crescere nella fede, non ci porta veramente a Gesù, perché come ci diceva ieri il Padre, noi comprendiamo Gesù nella misura in cui comprendiamo tutta quanta la preparazione che porta a Gesù. Gesù vive di queste cose e parla in questi termini. Quando poi ci dà la sua novità, questa novità si comprende nella misura in cui abbiamo anche colto tutta quanta la preparazione, sia di linguaggio che di eventi. E allora, ecco la cosa importante di questo anno: dobbiamo diventare popolo, ridiventare popolo intorno a questa parola,
comprendendola e assimilandola sempre di più. E qui adesso il punto, il grande punto interrogativo, che costituisce anche un po' la sfida operativa di questo secondo anno della parola, che non lo dimentichiamo coincide anche col secondo della visita pastorale. La sfida operativa, che adesso ci introdurrà anche al piccolo dialogo esperienziale che faremo con i nostri amici che tra poco verranno qui. Qual è il problema perché questo avvenga? È soltanto un problema di cultura, per dir così, il fatto che non abbiamo studiato abbastanza? No, cari, ve lo dicevo già ieri sera, se questo fosse, almeno noi dovremmo avere un fenomeno, e cioè che almeno quelli che hanno studiato, e c'è qualcuno tra di noi che ha dovuto studiare queste cose, almeno noi saremmo un po', forse, un pochino diversi da come solitamente, parlo per me, siamo. Allora, che cosa è necessario? È necessario fare in modo che questa parola non sia soltanto studiata e capita, ma che passi davvero dalla mente al cuore. E allora ci dobbiamo attrezzare per un ascolto che questo lo supponga e lo voglia davvero. E questo, nella logica di Dio, non può essere solo un ascolto individuale, per quanto ognuno di noi è personalmente interpellato e ci vogliono anche i momenti di silenzio, di deserto, in cui ognuno si interroga di fronte alla parola di Dio. Ma nella logica di Dio, poiché Dio è venuto a plasmare un popolo per sé, questa parola si comprende davvero e produce i suoi frutti nella misura in cui noi ci mettiamo insieme ad ascoltarla, dandole però il tempo di sedimentarsi nelle nostre esistenze, di toccarle. E allora ecco la terza immagine che vi do, che vi avevo già preannunciata e che è importante per quello che tra poco diremo. Cosa fa la pedagogia di Dio dell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, come spero di potervi dire anche con una breve battuta? Cosa fa? Da un lato abbiamo visto la grande celebrazione di Neemia, tutto quanto un popolo che ascolta, comprende e piange e gioisce. E questi sono i nostri momenti, diciamo, celebrativi, un'assemblea diocesana, una celebrazione con il vescovo in cattedrale, la GMG, il congresso eucaristico. Ci vogliono questi momenti, perché essere popolo significa anche ricordarci che siamo tutti un sol popolo e questo va anche celebrato. Se non lo si fa mai in questa maniera, si rischia poi, ecco, di essere un popolo ma di non sentirlo mai. Ma questo non basta, perché la nostra esperienza umana di persone è un'esperienza che richiede anche il rapporto concreto interpersonale. Cioè, in questo momento, parliamo in maniera anche semplificativa, qui mi siete tutti cari e io ho cercato di salutarvi tutti uno per uno, ma quanti di voi ne ho salutati e quanti non ho potuto salutare semplicemente perché siamo in tanti? E anche quelli che ho salutati, che saluto frettoloso, giusto un sorriso, giusto una stretta di mano. E noi sentiamo però di più, abbiamo bisogno di sentire quel Dio che si è messo al passo con Abramo, di sentirlo davvero come un Dio vicino, perché c'è il momento in cui c'è il tuo dolore e in quel momento sentire quello che il Salmo ci fa chiedere, ieri sera Don Oscar ce lo ricordava, Signore vieni, vieni presto in mio aiuto, sentirlo significa anche sentire che il Signore viene attraverso quel fratello, quella sorella che si mette accanto a te a nome di Dio e dice: ma coraggio, io sto qui con te a nome di tutto il popolo di Dio. Non tutti possono venire, non posso pretendere che il parroco stia vicino a 3.000 persone contemporaneamente, che il vescovo stia vicino a 60.000 persone contemporaneamente, ma io che sto vicino a te, perché appartengo alla tua comunità, che sto vicino a te a far gruppo, che entro nella tua piccola famiglia, io mi faccio carico di questa vicinanza che deve essere per te come la tua deve essere per me, la carezza di Dio, il passo di Dio che si fa vicino a me. E questo
dà la forza al popolo di costituire quel reticolo di relazioni che lo riscalda e lo tiene veramente in vita, perché ognuno di noi ha bisogno non soltanto di un grande numero, ma ha bisogno anche di sentire che quel numero fatto di fratelli e sorelle, che poi attraverso qualcuno dei fratelli e delle sorelle si fa veramente vicino. Ed ecco allora la grande pedagogia di Dio, l'abbiamo ascoltata. Vedo che non c'è il tempo di leggere ancora, altrimenti tolgo il tempo a ciò che diremo tra poco. Ma che cosa fa il Signore? Crea anche le piccole famiglie. Quando organizza la memoria pasquale, cosa dice? Prendete un agnello, scegliete un agnello che vada bene per la famiglia. Se la famiglia è piccola, diventate un gruppo un po' più grande per celebrare insieme, ma in un gruppo che vi consenta di guardarvi negli occhi, di celebrare sapendo che, e di ascoltare sapendo che poi questa parola e questo evento celebrato veramente vi può mettere in un rapporto nuovo e vi può impegnare a cambiare la vostra vita. Vedete, questo purtroppo oggi ci viene a mancare sempre di più. E faccio adesso una piccola incursione sull'attualità. Qual è il nostro grande problema? Perché da 40-50 anni, almeno dal Concilio in poi, noi stiamo riflettendo sul rinnovamento della catechesi e ci ritroviamo sempre poi con questa amara constatazione. Ti metti a lavorare tanto, i nostri metodi sono ormai abbastanza raffinati, la catechista di oggi, se è una catechista che ha fatto un po' di studi, probabilmente mi sa spiegare in una maniera pedagogicamente più raffinata della mia catechista di 50 anni fa le cose che riguardano il Signore. E che succede? Che mentre 50-60 anni fa, pur con quelle poche cose che si facevano, che praticamente erano le stesse che facciamo oggi, c'era però continuità e i ragazzi diventavano giovani credenti e diventavano sposi credenti e diventavano comunità credente. Adesso ci succede quello che sta sotto i nostri occhi. Arrivi a malapena a tenerli un po' insieme sti ragazzi fino a 13 anni, perché i genitori a malapena e spesso di malavoglia te li mandano, e dopo finisce lì. Cosa c'è che è venuto a mancare? È venuto a mancare questo tessuto di relazioni che fino a qualche decennio fa c'era, perché avevamo una società cristiana nella quale c'era ancora la famiglia cristianamente ispirata, famiglie larghe e dunque anche gruppi larghi, vicinati, e associazioni, aggregazioni, confraternite, per cui il parroco ti faceva in fondo la stessa predica che ti fa oggi, ma il ragazzo che l'ascoltava, quella predica se la sentiva immediatamente rifatta, con i termini semplici, no? O elaborati che fosse, ma se la sentiva immediatamente rifatta dal nonno, dallo zio, dalla maestra. E questo creava il popolo, è quello che la scrittura dice quando tuo figlio ti interrogherà. Adesso che succede? Il prete, se può, ti dice anche una cosa, ma quando vai a casa, se interroghi il genitore ti risponderà poco, ti risponderà magari contro quello che ti ha detto il parroco. Questa è la realtà, una società che è sempre più disgregata, in cui la famiglia purtroppo registra lo sfascio a cui stiamo assistendo, le relazioni sono sempre più relazioni fredde e anonime, e dentro tutto questo la parola di Dio ha voglia di essere studiata, se anche lo fosse, e proclamata, se anche non fatta bene. Dobbiamo ripartire dalla pedagogia biblica, che è una pedagogia che mette insieme le persone e annuncia costituendo relazioni, plasmando relazioni, in modo che la comunità cristiana possa avere la sua dimensione, diciamo, totale, universale, che si manifesta anche nelle grandi celebrazioni e nei grandi ascolti, ma possa avere anche le forme concrete delle relazioni calde, di tipo familiare, che consentano di vivere pienamente questo ascolto della parola che ti cambia la vita, perché la ascoltiamo insieme e dopo che l'abbiamo ascoltata ci diciamo: e adesso? Non è che uno ascolta e poi se ne torna a casa, no? Adesso quelli che siamo qua
E che ci diciamo di fronte a questa parola? Che facciamo? Ci stiamo vivendo in quella maniera, abbiamo ascoltato questa parola, ma non sarà il caso che ci aiutiamo a cambiare vita insieme? Tutto questo è assolutamente necessario. Guardate, la pedagogia di Dio, Antico Testamento, ma giusto una piccola incursione nel Nuovo, Gesù faceva esattamente la stessa cosa. Marco 3,33 annunciava il Vangelo a tutti secondo quello che potevano capire, parla delle parabole. Poi in privato, e quel privato è il gruppo caldo dei suoi apostoli, in privato spiegava a loro tutte le cose. Quello spiegare è ciò che poi il Vangelo ci fa capire, è Gesù che parla, che dice, ma è così, e dovete farlo in quella maniera, e la croce è importante per questo, e tu perché stai avendo questo sentimento di orgoglio, devi piuttosto diventare l'ultimo di tutti. È Gesù che fa diventare quella parola, parola viva, parola vitale, parola che ti interpella, parola davanti alla quale non ti puoi nascondere. Noi siamo un popolo che si nasconde davanti alla parola. Ci possiamo nascondere anche proclamandola e celebrando. Dobbiamo invece camminare verso una pedagogia che sia quella di un serio e coinvolgente ascolto, che è fatto anche di questo, del metterci insieme di fronte alla parola. Allora voi capite perché adesso ho chiesto a Don Maurizio di parlare delle unità pastorali partendo da parole di Dio. Ma come mi fa una unità pastorale, cominciando dai preti che la devono realizzare, come mi fa una unità pastorale a resistere? Se non si mette ogni giorno la parola di Dio al centro, perché inevitabilmente, a partire dai preti, ai laici che la formano, perché ricordate l'unità pastorale non è soltanto una questione dei preti, ma come si fa? E se ci mettiamo di fronte alla parola di Dio che ci dice, ma tu devi essere l'ultimo, il servo di tutti, che quando io mi ritrovo di fronte al confratello che è stato difficile per me, di fronte al laico che mi ha detto, e io dico, devo essere l'ultimo, allora dico, senti fratello, un abbraccio e ripartiamo. Se è così, si riparte, altrimenti sorgono subito i caratteri diversi, i problemi che si frappongono, la vita è sempre tanto complessa, e poi dice, beh, senti, sai che c'è di nuovo, tu a casa tua, io a casa mia, quella tua canonica, questa è la mia, restiamo un po' come prima, che andavamo meglio, ecco, quando andavamo peggio, e invece andavamo peggio. Dobbiamo andare verso il meglio del Signore, questo sogno di Dio che fa una comunità in cui davvero il Vangelo conta e produce i suoi frutti. E questo vale a livello pastorale, ma vale anche a livello della formazione del popolo di Dio. Ed ecco allora questa idea che fra poco vi sarà spiegata, voi credo l'avete trovata anche, spero che vi sarà data in una scheda che se non avete avuta stasera, per disavventura vi sarà data domenica quando vi darò il piano pastorale, una scheda che è ancora in elaborazione, è una proposta. L'ho chiamata così per i motivi che lì vedrete spiegati, che qualcuno adesso dei nostri amici laici anche tenterà di spiegarvi. La comunità delle famiglie del Vangelo, cioè dentro questa grande comunità che siamo noi è necessario che si abbiano delle opportunità di mettere insieme persone che possano stare in una relazione a misura d'uomo, dove cioè ci si possa davvero interrogare insieme, interloquendo, sostenendosi, pregando l'uno per l'altro, mai formando un cammino a sé stante e separato, sempre in apertura, dunque dentro la dinamica della vita parrocchiale, della dinamica della vita diocesana, dunque con degli input, degli strumenti, dei sussidi che devono essere dati perché ci sia anche un cammino comune, ma con questo impegno di far sul serio anche in un gruppo a misura d'uomo, perché la parola di Dio possa arrivare e ci possa davvero cambiare. Ma a questo punto io devo assolutamente finire per stare ai patti. Ecco, qualche cosa magari la dirò nel dialogo che faremo. Ecco, vorrei adesso dare subito la parola agli amici che vengono qui a queste sedie e che ci parleranno di piccole esperienze appena appena tentate. Daremo poi anche qualche spiegazione ad eventuali vostri interrogativi, e poi io vorrei tanto che il Signore quest'anno ci benedicesse davvero fino in fondo, ecco, con una grande folata del suo spirito, ecco, che ci aiutasse a prendere coscienza della sua parola,
come una realtà viva capace di trasformare il nostro cuore e la nostra comunità. Ecco, io adesso mi seguo anch'io qui con calma e vengono su al podio i nostri amici.